cos'altro aggiungere? Mario Mantovani. Grazie, grazie per la presentazione. Avrebbero dovuto darmi anche le liste da fare, così almeno avremmo fatto le cose un pochino meglio. Quindi rinnovo i ringraziamenti, ma soprattutto voglio dirvi che sono qui perché credo in questo progetto territoriale. E quando parlo di progetto territoriale lo dico e mi onoro di rivolgermi ai sindaci che sono qui presenti, agli amministratori che sono qui presenti, agli amministratori provinciali che sono qui presenti, a quelli regionali ci auguriamo presto per le future elezioni che si svolgeranno il 28 e il 29 marzo, a tutta quella gente che si espone col proprio nome, cognome e indirizzo, ha un campanello dove la gente si può rivolgere, ascolta il territorio, parla con la gente e dà le risposte che la gente si aspetta, perché questo è il tema del voto che vogliamo dare a Rienzo. E allora il candidato possibile è uno che come me è sceso in campo nel 94, è uno come me che si sbatte come la militanza che è qui presente dal 94, è uno che ha fatto i gazebo, che ha attaccato i manifesti, si è candidato nella sua città, si è candidato e lavora per la sua provincia, è consigliere coordinatore, anzi provinciale del suo partito, è una persona che merita la nostra attenzione perché è l'unica vera espressione del territorio di Varese domani nella regione del Varese. Io voglio unirmi ai ringraziamenti che sono stati fatti a Nino Caianiello, però sotto un altro aspetto, perché Nino Caianiello è una persona che dopo tutta questa militanza avrebbe anche potuto pretendere di essere premiato. E se ha fatto un passo indietro, non lo ha fatto di certo a cuor leggero, lo ha fatto per rendere omaggio ancora una volta al partito, il quale partito ha voluto dare una risposta chiara e precisa su un tema. Nino è venuto da me qualche mese fa. Io gli dissi: hai risolto le tue questioni con la giustizia? Nino disse: sono in attesa da anni di essere ascoltato. Io credo che anche questo faccia parte di quel progetto politico che noi portiamo avanti e con coraggio diciamo alla magistratura che siamo qui, siamo presenti. Amici, io sono stato all'Aquila perché il Presidente del Consiglio mi ha scelto per consegnare 33 case. In un sabato mattina, lui non aveva tempo, era impegnato perché lo avrebbe fatto lui di certo, ha chiamato me per fare questa operazione. Vi assicuro che ho visto bene che cosa c'era all'Aquila. Erano le 3:33. di quel 6 di aprile, fra poco ricorre un anno, dell'anno scorso, quando un terribile terremoto per noi, terribile perché è uno dei peggiori nella scala Richter che siano avvenuti, alle 3:33 ha distrutto l'Aquila e 50 paesi del cratere, 56 paesi del cratere. Alle 3:50 il Presidente del Consiglio era già al tavolo di Palazzo Chigi, sottoscriveva un'urgenza, una calamità naturale, una necessità di intervento immediato. Alle ore 4 del mattino la protezione civile era già all'opera, nel giro di poche ore, forse neppure un giorno, avevamo dato un tetto a 50.000 persone. A 50.000 sfollati, tutti erano sotto una tenda o in un albergo o in una casa che era stata requisita a coloro che avevano la doppia casa e così via. Nel giro di pochi mesi possiamo fregiarci di avere avuto l'onore di una dei gioielli, delle pagine più nobili della storia del nostro paese che abbiamo scritto insieme al presidente Berlusconi, e siamo stati in grado di farci onore in tutto il mondo al punto che la protezione civile è stata onorata in tutto il mondo, ed è uno dei motivi per cui non accettiamo che si disponga di rovinare la faccia di Bertolaso con quello che ha fatto nel nostro paese, perché è assimilabile a quello che sta avvenendo oggi in Lombardia col presidente Formigoni,
con le iniziative, ve le ha ben descritte, le ha raccontate bene Licia nel suo programma, le ha raccontate bene chi mi ha preceduto. Aggiungo solo che è partita anche la Pedemontana, che vi interessa da vicino, la Brebemi, che è un altro aspetto straordinariamente importante delle grandi infrastrutture nel cui ministero io opero. Questo per dire un governo che a cascata, e lo dirà fino all'ultimo candidato sindaco che abbiamo, al quale ovviamente mi aggiungo per, non dico gli auguri perché non si fanno, ma certamente un in bocca al lupo, perché è così che i nostri amministratori lavorano, a partire dal capo del governo, via via, i ministri, i sottosegretari, i governatori nostri, i nostri assessori provinciali, regionali, comunali. Questo è il sistema paese del presidente Berlusconi. E Assi si inserisce in questo progetto, che è un progetto di ascolto, che è un progetto di dare forza alla voce della gente. Non ci sono altre questioni in ballo. Lui viene anche da un'esperienza personale importante, è stato descritto, si occuperà sicuramente anche di sanità, è un medico, se ne occuperà Pulicelli, se ne occuperà anche la Minetti, penso, no? O no? A chi lo chiedi? A Dazzi, e non è un igienista dentale anche lui, eh? Per cui io credo che anche in questo, credo che faccia parte del rinnovamento anche della politica. Quindi io sono convinto davvero che sia importante il voto a Dazzi, perché non solo andiamo a stabilire chi governerà in regione, ed è fondamentale per noi. Perché è fondamentale? È fondamentale nella misura in cui nella conferenza Stato-Regioni abbiamo bisogno di avere il maggior numero di regioni che votino a favore delle iniziative del governo. E allora questo scrivere Azzi, che non sarà facilissimo, perché vedete, siamo qui in 200 persone, se ognuno di voi convince 10 persone avrà 2000 voti, non bastano. Se ognuno di voi convince 50 persone, lui avrà 10.000 voti, dovete convincerne 100 di persone, perché secondo me, e in un mese, 20 giorni, 23 giorni, 22 giorni, quanti mancano? Non è difficile convincere 100 persone, perché voi ne incontrerete 500 di persone in 20 giorni. Bene, dovete assicurarvi di quelli che la pensano come noi, che quindi sono certamente persone sorridenti, gioiose, amabili, perché quelli del Popolo della Libertà sono così, non sono corrucciati, rabbiosi e arrabbiati con se stessi e con la vita, perché noi non siamo quelli lì. E allora queste, tra le 500, sceglietene 100 col viso come il nostro, con una faccia pulita. E a proposito di liste pulite, i presidenti candidati indagati sono tutte nelle liste di sinistra, non ce n'è nessuno nelle liste di centrodestra, perché anche questo fa parte del nostro programma e del nostro progetto. Azzi è una faccia pulita che scende in campo. Non sarà difficile convincere 100 persone, e se ognuno di voi convince 100 persone dandogli il bigliettino e convincendolo a scrivere, che è la cosa più difficile, non vi capita mai quando uscite dalla cabina elettorale, dico, avrò mica sbagliato? Succede a me, quando abbiamo 2 o 3 schede, a Saronno ne avranno 2 o 3, non lo so, non sbagliate, scheda verde, Popolo della Libertà, che è bellissimo, il nostro simbolo, con scritto Berlusconi per Formigoni, a fianco scrivete Azzi, solo così il nostro progetto si realizzerà, il vostro progetto si realizzerà, e insieme sosterremo Silvio Berlusconi. Grazie.